guardi, eccomi, è crashato tutto. Ma vediamo un po' come va avanti. Andiamo. Andiamo a pattuglia, vai. Vieni tu, Rondo. Vieni tu, Rondo. Dai, via l'Adam. Agente esperto coordinatore. Vieni tu, Willy. No, vieni tu. Non posso io. Perché? Perché faccio qua e là. Guarda, guarda, a te proprio ti prendo e ti ribalto. Come qua e là. Devo andare a timbare cartellino prima. Così ho l'estrazione rapida. Salve. Devo fare il colloquio. Non riguarda me, e chiedere un ufficiale. Faccio una chiamata al centralino ufficiale. Cerco un ufficiale alla UL. In che senso? Chiama al cellulare, polizia. Cerco un ufficiale di polizia. Un ufficiale di polizia. Radio, no, non posso, mi dispiace. Ma perché non posso? Perché rompo le palle agli ufficiali, non posso. Giovane Rondo. Hopla. Hopla. Ho messo il seggiolino dietro. Vaffanculo. Adam Rondo qual è? Vai, Adam Rondo 18, devi dire. Adam Rondo 96 18 testi. Dai, come che radio. Non è Adam Rondo 18, veramente. Come c'è Moretti? No, chi c'è? C'è il vice, no? C'è il vice. Adam 16-8. Chiude la portiera. È chiusa? Andiamo all'archetto, non è tutto. Proviamo a controllare tutti i locali. Arche, pizzeria. C'è quella che ha aperto vicino alla centrale, no? È sempre chiuso. Pizzeria qua a destra. Pizzeria. Questa macchina qua? Vai sequestra. Vai sequestra. No, 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 dai. Pizzeria nuova, veramente? No, è il pizzaiolo. Sei serio? Pizzeria nuova lì? Sì. Ma? Non è ancora aperta, però, Manca il forno. Ma che figo. Il taxi abusivo, guarda. Cazzo fa sto qua. Che cazzo fa? Magari che sia abusivo, allora, è vero? Vediamo cosa fa. Sta sul taxi e se ne va. Ma allora, che faccia? Contro mano, così tranquilla. Così, guarda. Non so cosa fare. Eh sì, perché è contro mano. Questo con la panda? Aspetta, voglio vedere questo qua cosa fa. Aia. Ma che si ferma? Vada! Circolare! Ma che fa? Versione U? Vabbè, io sono lì, vabbè. Adam 5 di 50. Come seguirlo? Ma come guida questo? Lascialo stare. Vabbè, lascialo stare. Adam Rondo 18. Mi diverto a guardare le persone che fanno queste robe qua. Bloccano, Bloccano, non sanno più cosa fare. Sì. Appena vedono la pattuglia, boh. Panico. Sale. Ma la neve non c'è, wow. Ma nel pomeriggio nevica. Ma non c'è, c'è la neve. Ma che dici? Non la vedi? No. Manco io. Comunque gli occhi viola, quindi ecco, ma qualche dici. Sì, ci avrai. Due noccioline ci avrai. Ma tante noccioline. Una. Ah, vai. Perché se vengo anch'io con gli occhi viola qua divento famoso. Mm-hmm. Con le operazioni che faccio io in campo, ma mai. Non ti portano mai. Dove? Le operazioni. Perché? Boh, non ti portano mai gli altri. Vorresti non ti chiama mai. Ma
cazzo ne frega, eh? Gli piace. Piace vincere sempre, che devi. Porta i tiratori esperti. Mi porterei pure mica i. No, le regole no, però magari cazzo ne so, Carosso, vai a stare da gente così. Qua ritrovare l'ebbrezza. Guarda, potrei pure te, guarda, pure te. Guarda dietro che succede. Aspettate, in muto. Dove? C'è un ufficiale in servizio. Ho smutato di nuovo, Salve! No, saluta così. Salve! Salve! Che non c'è un cazzo da fare, Smith. Cazzo da fare, oh. Mamma mia. Sì, prima c'è stato qualcosa da fare, ma tu non c'eri. Che c'è da fare? Che c'è? Prima c'è stata un'azione. Tu... io. Oh. Ma. Dico, le indagini. Ma che hai fatto? Che hai lanciato? Non ho lanciato niente, ho preso così, se mai di. Adam Brown in arrivo. Ma dove l'ha preso il flare? Non l'hai preso? È Chusky, da un Doraemon. Chusky. Eccolo. Chusky di Doraemon. Qua è mio. Che si è colpito? Accosti, signore. Adam 6, 10.55, civico 3, 1, 2, vicino alla Maze Bank. Allontanati un po' dal... allontanati un po' dal marciapiede, sennò io non riesco a scendere. O sali, esatto, così. Ok. Spento. Aspetta, il guidatore... Venga, dietro la volante. Vabbè, venga. Della portiera. Ditemi, signori. Dietro la volante. Mi fornire eventualmente un documento? Certo. La domanda perché il signore ha fatto una cosa. Salve. Sì, diciamo che... Sì, è bloccata prima che facesse qualche casino. Come si chiama il signore? Il veicolo è diventato la patente? Come? Sì. Kirillov. Come si chiama? Il signor Vlad Kirillov. Ok, è giusto, ecco il suo lei. L'auto. No, è una cosa di estetica, non è bella la pistola. Posso? Ok. Cioè è finta, è...
Signor Kirillov? Sì, dica. Paghi le fatture dei medici, per favore. Paghi tutte Sì. le fatture che ha. Ne ha tre da pagare. Paghi, paghi. Il fatto è che non ho soldi, è questo il problema. Ha una macchina da 220.000 dollari e non ha È soldi proprio per per questo pagare le motivo non ho fatture. soldi, signore. Vabbè. Proprio per questo motivo Vabbè, non ho vale, soldi. dai, vale, non si Dai, preoccupi. posso Riparte una volta andare? che l'avremo superata. Ecco lei la sua patente, il suo documento, il suo Grazie. certificato di nascita, il suo permesso di soggiorno e può andare, salve. Dacci. Arrivederci. Arrivederci. Era pieno di documenti questo, ma ha dato tutto. Mamma. Ma è meglio. Adam 6 10:55 è terminato. Ha dato un Adam pelo alla 5 porta, gli hai 10:55 fatto. Mamma terminato. mia. Zaun, Zambaun, che scrivo? Oh, Sta che fai? scrivendo? Sto scrivendo. Maspone. Ehi. Quindi se serve supporto per esempio ai campi che chiamano? Chiamano le Adam che sono in servizio. Se parcheggia su così va va. Guarda, ci scommetto che sarà tutto un sogno quello che è successo poco fa. Avete arrestato qualcuno? Non abbiamo arrestato, però abbiamo fermato due soggetti e quanto mi hanno raccontato abbiamo fermato due soggetti e questi due soggetti hanno fatto puff davanti agli agenti di polizia. Dicendoci parolacce e tutto. Pezzi di merda, bangulu, ma l'avete fermato! Salve. Sì, lavoro qua. Ottimo, salve. Salve, ma voi vendete la termite? È Cosa? termite leggere soltanto. Ma cosa serve? Allora, in teoria la termite viene Cioè, usata cosa per viene aprire le usata? case, giusto? Ecco, ma Quanto quindi, costa? cioè, voi vendete oggetti per poter rubare in casa? No, no, no. Le termite leggeri non so cosa servono, però comunque non aprono le case. E cosa serve? Cosa aprono? Non lo so, Aprono sinceramente. porte dei locali? Sinceramente non lo E so. quanto costa uno? 5.000. E me ne venda uno Ok. per favore, Se vuoi così. provarla. Ma forse per le porte delle macchine, non lo so. Me ne vende uno, andiamo dentro, dai. Ok. I metal detector dove si comprano? Ah, quello non so dire.
l'auto su. Prendo il libretto, grazie. Ah, non, come cazzo, se mi sono dimenticato come mamma mia. Non gli ha mai dato commenti, gente. No, io no. Mi conoscono tutti. Ah, ecco, via, grazie. Ecco qua, vedo com'è, il mio distintivo. Bene, faccio vedere così. È vero, non so cosa mi ha detto. Mi chiamo, mi sto dimenticando dove stava il mio portafoglio, mamma mia. Da quanto tempo non lo uso. Tengo le mazzette in tasca, vedo i soldi. Documenti, qualche tasca qua. Salve. Salve. Faccio la fattura, gente. Prego. Ma se vuoi in contanti, non ce li ho. Ma che contanti? Faccio solo fatture. Solo fatture, solo fatture qua. Ma signore, tanto. Ma come al signore? Oh, no, no, no. A chi è che arrivato? A me no. Ma ecco qua, tenga qua. Metta una firmetta. Visto il ticket che ha preso all'ingresso. 3-2-2. Ecco lei. Un attimo, volevo chiamare il mio capo se vuole sapere cosa sai al volo. Ok, salve. Salve. Ciao. Arrivederci. Poi vediamo che cazzo se non sono termini di giro. Infatti, cioè. Siamo... praticamente puoi per sfondare anche le porte dei locali per con la termite. Non so se è quella pesante o quella leggera. Qua stanno qua per il traffic stop qua, mezz'ora. Ciao, il cancello. Vediamo il cancello del Bendis. Il cancello del Bennis non esiste più. Vabbè, secondo non c'è, capito? Quindi proviamo direttamente là. Non provare queste cose, sei un poliziotto. Vai prova in centrale, in una porta della centrale. Ti metti fuori servizio e provi. Aspetta, mi stanno suonando, guida te, ciao. Ma? Vai te. Sì. Alla un 4, che c'è? Addio, che ci stai o no? Spenga il motore. Scendo dal veicolo e venga aiuto la pattuglia, grazie. Adam 655 sotto il ponte del Vanilla Unicorn. Davanti. Venga aiuto la pattuglia. Non abbassi pure le mani, non facciamo mica. Venga aiuto la pattuglia. Ok. Adam 4, ok. Salve, potrei avere sostituito la sua patente? Certamente. Ok, Phil Dell. Esattamente. È il suo. Troglio. Il telefono. Oh, no. No. Vuoi sapere il collega? Detto con l'ironia. Signor Dell, lo vediamo un po'. Allora, sì, esatto. Perfetto. Questa è la sua macchina. Poi andiamo in celato, dopo il dritto. Va bene, va bene. Faccio una multa di $100 per guida senza velocità e poi la può andare. Ecco qua, va bene. Arrivederci allora, buona giornata. Grazie mille. Arrivederci. Buona giornata. Il giornalino. Era il giornalino. Interrondo? Check. Diventata da un 4. Sì, signore, signore. Aia, incidente. Accosti sulla destra. Destra. Ma non sull'isola qui, va avanti dopo l'incrocio. Nonna. Sulla sinistra. Vabbè, destra, vabbè. Oh! Oh! Oh, andare a Roma! Spenga il motore. 4:55 ne presso l'armeria. Spenga il motore e viene ingaggiato il veicolo del guidatore, grazie. Viene ingaggiato il veicolo della polizia, grazie. Polizia. Ma perché sei fermato, signore? Qua, venga qui, sono qui. Allora,
L'auto è intestata dal signor Jonathan Nigro. Da patente. Com'è? Assolutamente sì. È tutto tornato, dai, sì. Corrisponde alla targa? Jonathan Nigro, esatto. Vabbè, sì, guardi. Fai la multa e via. Dovrò fare un piccolo verbale per quanto riguarda. Era un semplice soppasso comunque, tutto nei minuti, però se deve fare la multa la faccia lo stesso. Insomma. Uno di che. No, vabbè, figurati, però insomma si è vietato pure solo superare adesso, dove si può fare. Adam 5 di 55 per la centrale. Perfetto, arrivederci. Puoi guidare tu per favore? Sì, scendi. Ma quindi la mia auto adesso la vedete rotta perché i vostri occhi hanno visto un incidente? No, è aggiustata. Sicuro? Ho visto un lieve incidente, sono ammaccata, no, la vedo. Ok. Ma non si preoccupi, finché non la vede lei rotta non è un problema. No, è perché insomma mi dà un po' fastidio. Ok, arrivederci. Oh, se non mi devi far odiare da tutti, mo, che facciamo i verbali a Google. Se ce la fa, facciamo. Quanto l'hai fatto? 100. Ma anch'io faccio da 100 dollari a tutti. Ah, 100? Cosa hai detto questo? Mai. A costi? Ti ha detto ciao orsacchiotti? Ah, ciao orsacchiotti, ha detto? Oh, ma capite cazzo per palazzo? Eh? Sì. Cosa? Era così striscio. Così di... Miau, ciao, orsacchiotti. Orsacchiotti. Va bene. State bene? Sì, sì, voglia. Va bene. Vedo bello di invernare anche voi. Ma oh, che è sta? Mi sta per esplodere l'altro, ragazzi. Ma come? Sì, infatti sì. Da riparare. Ah, ma io scappo. No. No, vabbè, arrivederci. Oh, che spara. Non scontrare, vieni indietro. Sì, è su. Obla! Io sparo. Dentro il poligono. Il poligono in uso, ma ok. Non è il poligono. 10.55 completato. Non è il poligono, fra. È dietro l'armeria? C'è dentro sempre. E c'è uno fatto uno. Fatto due. Fatto due. Da voi che mi riceve. Fatto uno, pum. Fatto due, pum. Fatto tre, pum. Fatto uno, così uno l'uno. Fatto uno. No. Che cos'è? Furto d'auto in corso, andiamo a noi? Grove Street, eh? Sì, qui Adam 4, siamo qui a 200 metri, siamo dietro all'armeria, siamo, convergiamo noi. Easy, dire così. Tu devi Adam 4 dove sei, banner? Plan 5, siamo praticamente... Adam, no, oh, corri! A 100 metri. Adam 4 converge. Raccolta poi, che sono nella hall. Sto facendo degli... Porto l'auto, converge a 5. Ma che... No, Adam 4, no, dilli. Dilli, no, tu sei... Signori, converge Adam 4. Va bene. E la gente così... Però parte... devi correre! Vai, coglione! Cosa che passato davanti? Dove siete voi? Ma le... è perché Rondo fa strade diverse. Anche a noi c'è una passata davanti. Ma Rondo fa strade diverse. Eravamo dietro, gli eravamo. Signori, c'è qualcuno che... per porto a darmi? Perché vai Rondo, ma che cazzo f- ma dai, ma perché, Dio mio? In l'hai perso praticamente. No, dove stai andando? Purtroppo non ho guardato dove stai andando, se no. Tira dritto. Tira dritto, sta salendo già su a quasi al quasi al suo giù. Dobbiamo chiuderlo. Tanto lo perdiamo, tanto vedrai. Tanto lo perdiamo. Si è imboccato casa randaggi e facciamo giù l'autostrada. Ancora non l'ha imboccato. Non è andato dritto, è andato. Boh, a posto, non l'abbiamo perso. Metti la strada per chiuderlo, tanto andrà. No, è andato dritto verso la. Vai dritto tu, segui, vai dritto, tanto lo riprendi.
Sì, sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto, vai. Dobbiamo imboccarli sulle strade principali, capito? Così. Ma vai sempre dritto, lo prendiamo bene perché sei più veloce. Il problema è che se sparisce due ore il GPS siamo fregati. Oh, Ecco, già ho notato un attacco di ritorno da nord. Vedi? Ha girato a destra, ha girato. Sinistra. C'è che la vi. Destra, sinistra. E va a destra. Se tanto lo perdiamo, siccome. Si è fermato! No, invece no, si era rotto il GPS. No. Lo perdiamo, Rona, tanto lo perdiamo. Oh no, basta. Minchia, sei non ce la fai. No. Sei peggio di Zuna. Andiamo, andiamo. Corri, corri, collega, dai, veloce. Così quando il primo mi aveva chiamato. Sempre dritto. Credo che Banner sì, lo stiamo riprendendo. Albir, vieni in garage. Albir, questo qua. Una birra. Albir. Zabir. Xavier. Xavier. Contatto visivo con l'auto. Contatto visivo con l'auto è lì. Ecco, lo ce l'ho contatto visivo io. Dove? È questo. Madonna! È lì avanti, guardalo, vedi? Davanti al monkey. Davanti al monkey lì. Al beat! Hai spento i lampeggianti? Sì, così almeno le auto non fanno manovre strane. Eccolo! Accosti il veicolo immediatamente! No, questi io li odio, questi qua che fanno i trick così. Ma sali più lontano, sali lontano. E non è che non ti frega. Devi sali lontano, devi starli, se no ti frega. Devi stare un po' lontano, così non può fare le finte. Se fa le finte, si. Se lo piglia in culo poi. Perché se fa le finte, tu li stai dietro. Siamo noi da 5. Siamo noi da 4, noi. Sente lei, ma mi riceve? Avanti. È in Adam 5 con qualcuno? No, adesso sono in centrale, il collega ha fatto il C7. Bene, lasci gentilmente. Accosti il veicolo immediatamente. Un Adam proposta da 3 agenti. Ho trovato Moretti, ma dopo la sua vacanza in Italia, dove è andato? Ok, vai Lemma, vai con lui. Moretti, guarda no, che Adam 2 è... dei propri armi. È composto 2 agenti ora come ora, la lei che sono da 10-4. E Lemma, appena è finito, va in pattuglia con la deuda. No, non fare Tomaccio a sta macchina che gira qui in un carro armato. Devi fare, puoi fare l'inversione U senza problemi con quest'auto qui. Ok, vai dritto, 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 vai, 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 vai a sinistra. Non fa una cazzata del genere, io prendo lo... Eccolo! Mamma mia. Mi pare così, vedi, inversione U con questa macchina, le fai molto meglio che retromarcia. Accosti il veicolo immediatamente! Perché fa questi giochetti? Oh, cazzo vuol di chi? Cosa? Oh, crazy. Oh, va lento? Oh, ehi! Oh. Si fermi! Si fermi! Subito! Non fare inversione così, vai! Ma... Si fermi! È da solo, dai. Mamma mia, culo prende. Ma che c'ha? Suona? Mamma... In centrale. In centrale. Ehi! Oh! Oh! Bastardo! Non ci penso io. Mamma mia. Moretti? Avanti. Per quella questione di prima hai risolto tu oppure... Non lo so. Fermo! Non importa, adesso viene le pattuglie. Fermo! Albir! Fermo! Fermo! Albir! Albir. Ehi! Vale vinte. Che pensa di fregarci? Ah boh, guarda, credo. Uè! Guarda, ma! Sto fermo! 360 così, via. La macchina qui fa 360 bestialmente, proprio bellissimi, li fa, cioè. O se prende, madonna, se prende le cose.
Adam 3 disponibile per il punto d'acqua. Vada con Berga. Come quello convinto alla ferrovia a prendersi per il pene in faccia, ah, minchia. Andiamo. Si fermi, si fermi. Oh, però, amico mio, devi fermarti, bravo, devi fermarti. Fermo, sta. Adam 2 converge all'ultimo posto in casa. E mo te faccio male. Pittalo. Sbattilo contro i pali. Guarda a sinistra, guarda. vabbè, e il ponte. Macchina rotta. Non devi fare tromarcia con sta macchina. Vado qua. A sinistra chiudiamo, come si chiama? Chiudiamo il ponte qua. Puntiamo i coni qua, 200 coni. Sì, i coni sono bastardi perché fai in tempo durissimi i coni. Si ribalta così. Ricordo tutta la roba, si ribalta. Esatto. Negativo, 3000 rilascio. Ti butta in mare questo, eh. Sì, ti scommetto. Non seguo io, Come segui? Dov'è? Caduto sotto. Caduto sotto terra. Ma vedete che è anche stato il ponte. Il binario 9 e 3 quarti. E poi che è ruferita? Dov'è che è? Eccolo là. Dove? È lì dietro, guardalo, è lì dietro. No, si sequestra l'auto. No, vediamo. A piedi. Andiamo. Sì, polizia, mi sto dando passaggio a tornare in città, polizia. Perché ho preso tombino con macchina. Eri tu quindi che lo. Ho detto banner qui, nel solito taglio di questa. Guarda, qui prima, una bella passeggiata. Esatto, una bella passeggiata. No, perché è da notte da solo. Sì, avevo appena finito. Si va a far ridere certe cose, certe scene fanno ridere. Londo? È lui Londo! 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 Prenderla io. Lui ti dice testa rondella. Londo. Per essere più bravo a gente, prova a mettere l'occhiale dietro la testa. No. Ma Londo, occhiale dietro la testa. Tu non compio, io. Sì, avanti, Lemo. Come copri? Chi è che copri? Del barrio. Questa... Ha il cappellino lui. Io c'ho il cappellino. Ah, no, tu metti il occhiale dietro la testa. Ha il cappellino da barbone lui. L'altro gente in casa, delle presenze giallo e verdi. Chi? Non lo so. Vicino a quei tipo... Ah, non ricordi, Londo? Mamma mia, così. Fa indovinare, Io ho visto praticamente una macchina sicuramente rubata, che guarda caso non guidavo io, ovviamente. È passata in città vicino ad una vaffa volante, che però guarda caso non ha inseguito quella macchina. Secondo me ho già immaginato voce su quelle ole che faceva l'audio. No, negativo! L'ultimo punto in casa non c'era nessuno, per fare un po' e torniamo via. Sì. Ah, sì? La voce superiore ero io. Ah! uno poi ha detto... Adam 2 converge. No, no. Ma fa, no. Adam 5 converge, fa... No, interviene Adam 4. No. 10-4. La gente, la gente normale, no? Prende così decisione, non è convergiato, dove vai? Dove dire, cioè, dove io sono coordinatore, no? La gente normale dice no, converge da un 5, no, converge da un 4, punto, è detto così. Lì poverino, ok. Dove ti devo lasciare, campione? Campione, dove ci dobbiamo lasciare? Scendi, dai, scendi, qua te la fai più, ciao. Ciao. Oh, corri. Devi Chiamo un'emergenza, Fratm! Ma come emergenza? Sotto un'emergenza!
È un test, è un bait questo bastardo, uno scam. È un test dove dobbiamo intervenire, un test solo per... Negativo. Perché non è arrivata neanche la posizione, È vero. L'ha fatta a piedi con il telefonino, sta gente in pericolo. Non prendevo il GPS qua. No, non ho utilizzato la localizzazione al telefono. È una prova! Ah, ragazzi, lascia qua, io ho emergenza, devo andare. A mandare? Sì, no, tu eri sì, mo vieni con noi. No, oh, no! No, è stato subito. Totten centrale, andiamo a cambiare auto. Adam 4 rientra in centrale per 11:29. Io odio questo comando radio, lo odio. Anche io lo odio, però vabbè, lo diciamo per essere corretti. Corretti. Intanto ci sta Daniels che sta assumendo reclute a profusione. Moretti alla fine è stato organizzato qualche cosa. Stamattina c'ero io con 8 reclute. No, che devo fare? Ma perché scegliamo questi manganelli? Perfetto. Salve. Dice il comandante. Dice comandante, salve. Io sono appena tornato. Fate una cosa, date il benvenuto a Parker, fategli fare una pattuglia, qualcosa, portatelo insieme. È la gente? Era un maggiore, fate voi. Maggiore... Allora, sa come funziona questo in Parker. Sì, ma non conosce la città, è appena arrivato in città. Ah. Sa come funziona, ma... ma basta queste gente in pericolo scam, però. Ma non c'è la posizione. Basta questi scam, però, quello che dicevi... No, cioè, questo qua non è stato annunciato, però. È vero questo o è finto? La birra, non c'è la posizione. Questo è il problema. È arrivato la gente in pericolo, ma non è arrivata la posizione. Dov'è il GPS? Ma non penso sia test. Ma signori, signori, non è... in pericolo. Un attimo, ok. Se ha messo il pane in botto, non potrà parlare in radio. Ma che voglia già la birra? No, non c'è negativo, è leva sta voce tu. Signori, basta spammare questa gente in pericolo, però se non arriva la posizione, non... Chi è la gente lì? Ryan Parker, 18. Chi è lei? Io la sono la reputa. Un nome? Nuova gente in pericolo, ma? Nome? Cugio, Yuri Cugio. Come? Signore, lei è agente? Sto testando l'efficacia di Panic Button. È agente lei? Agente, no, una reputa. Ryan Parker. Venga. Grazie. Raga, ormai tanto saliamo tutti su... Sì, sì. Sì. Vabbè, aspetta. Vado a fare i documenti. Scusa, questo che è una regola, no? Sì, te lo devo portare lei, agente. Sarebbe meglio se uno di voi due magari sono via e io vengo con uno di voi due. Beh, Smith, vai con la regola. Ma col cazzo, no? Io non vado con la regola, vado... Su. Agente, venga con me, agente, venga con me lei, venga con me nuovo, venga con me, agente Parker. Venga con me, agente Parker. E o me. Ma proprio uguale, visto che Smith era... come si chiama? No, no, Recuta, vada con Rondo, che è simpatico. A casa, vedere, ma io vai con Rondo. La persona non creare con armi. Ma dove, cazzo? 4 e 4. Ma perché tu con lo stato? Ma non veniva, non arriva la posizione. Sono dei test, God, perché non funziona la posizione. Gian, tu, allora? Signori, conoscete quel rete? Io... Sì, mi dai un secondo, per favore? Ok, perfetto, ti sento, dimmi tutto. Ma quanti agenti siamo oggi? Troppi. Allora. Ci sta troppo casino anche a noi. Vuoi venire pure te? Io sono già in tandem con... Ne ho fangiretto? Sì, saga con me, allora. No. Sì, con me... Però, sei proprio un testa di... Un attimo, Groovalta? Groovalta cosa? Non convergete però, ragazzi, ci sta già da Borghese. Non andare. Ecco, prego. Ce la faremo. Arrivederci. Allora, vuoi venire con noi? Vuole venire? Ma sì, dai, con voi. Mi dispiace se qualcuno di voi due guida a posto mio, perché io ho un po' di problemi, esatto. Basta che partiamo. Incidente in concessionaria, il pirata è fuggito. Ma sta gente in pericolo un po' troppo senza senso.
No, ma il comandante credo che sia. Lei l'agente? Agente spero col direttore Smith, piacere. Piacere. C'è una dama che c'è da prendere due agenti al concessionario. Beh, richiediamo una dama di supporto al Bennis che abbiamo visto che ha fatto l'incidente con la nostra auto, è scappato. Devo dire. Grazie per il follow, Alex il Casti 04, grazie mille. Dal Bennis, auto gialla, ce l'abbiamo. Che Adam siamo? Ce l'abbiamo, e lui ce l'ha fatto avanti gli occhi. Facciamo arrivare. Adam 6, facciamo. Vedi quale Adam, Adam 6, Adam 6. Adam 6, 18. Fatemi vedere un po' come andate in pattuglia. Beh, bene. Comunque, ripeto, imparerai in fretta la città. Sì, sì. Tutto molto facile. Tutto centralizzato in città, tanto. Per quanto riguarda il pattugliamento, diciamo, ci sono zone suddivise? No, vanno tutti a casa. In base... Zone che magari sono più pericolose rispetto ad altre? Ci stanno delle zone più pericolose, sì, però non ci possiamo entrare. Ok, che zone? Per esempio... Blue Street, esatto, possiamo entrarci... Qui di fronte, in fondo. Esatto, però non possiamo entrarci perché è pericoloso. Cioè è stata reputata zona pericolosa, è stata deciso che è una zona pericolosa. Poi c'è Venezia, zona da tenere sotto controllo spesso, e Vespucci da tenere spesso sotto controllo, il Groove Alta, il CVC 180, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Che è quella... Capito. È la macchina della polizia. Ma sti panic button non funzionano più, mi sa. Perché c'è una macchina della polizia accappottata? Ma se da un giorno all'altro il panic button non fornisse più veramente il GPS? No, non ha senso. Infatti, quindi speriamo che non succeda sta cosa. Che ho una grande paura... Esatto, ho una grande paura che ci toglieranno la posizione. Ma voi avete sentito tutte le unità? Unità su... No, negativo. Una prova. Lui no, negativo. Ok. Siete centrale voi? No, no. Vai dritto per questa strada. Hai sentito tutte le unità gente in pericolo, vero? Sì, è una prova. Max, chi la sente? Sì, vabbè, io l'ho intrasentita, ecco, mettiamola così. Ecco, come? Io invece ora ho sentito una storia del ciulare, ho sentito invece ora. Ma tu senti, ma metti perché hai chiesto... Perché te l'hanno messo per una cosa speciale? Ma tu lo... Perché io non lo sento per questo, non ho mai sentito in tutti... No, mi è riniziato in tutti, in tutti i tempi... Sì, perché ogni volta che mandano il panic button ti arriva tutta in realtà gente in pericolo. Una volta l'avevano tolto l'audio della gente in pericolo. In fondo ci sta la banca centrale. Questa è una banca da tenere sempre molto sotto controllo. Sì. Gira a sinistra. Sì. Sinistra. Sinistra. Ragazzi, chi è la volante che è appena passato di fronte al 444? Non noi. Gold, ti vedo, sposa, ti vengo più in giù. Vai, vai, avanti. Allora, uno di Fiat. Ah, dai, 5 di Fiat. Tira dritto. Sulla destra. Ok,
Poco tempo fa c'era il comandante. Ora devi cercare un ufficiale radio. Torna a destra, scendiamo di nuovo. Affermativo, no, sì, perché c'è un ragazzo qui che vuole fare il colloquio. Deve. Aspetta, fallo aspettare. Arriva, ehi! Fermiamo questo, dai. Noi ci pensano gli altri. Ce l'ho fregato il fermo. Rimaniamo in backup. Che sta a fa? Che non lo fermano? Ma chi? Andiamo. Ma io non vedo nessuno. Ma non vedo nessuno. C'è una vita legittima ferma. Non vedi nessuno. C'è una macchina nostra ferma. Sì. Con... No, la macchina nostra non la vedo. Ma? Sì, c'è una pattuglia. Andiamo in centrale. Vado a sbrigarsi così. L'auto civile l'avevo vista, ma la volante no, sinceramente. Chi c'erano altri colleghi che l'hanno fermato? Torniamo in centrale. Un attimo, perché mi ho detto... Guarda, come va? L'altra parte. È pulito, raga. Tutto pulito. Ho pure messo un Twitter anonimo, però niente. No, sento, io caso. Ok, da destra. Signori, questo qui è militare, lo dovete per chiudere. Sì, sì, ho impostato il navigatore. Sì, lo sappiamo. Sì, non devi dare problemi. Se li portate in centrale, mettete lì le manette, perché sennò possono succedere cose spiacevoli. Ieri sera è successo, quindi o li fate sul posto o li portate in centrale con le manette. Li togliete roba. Meglio portarlo in centrale, comunque. Signori, ammanettato. E più velocemente possibile. È per questo che freno. Mamma mia, sono pazzi. Oh. Sì, guidano tutti voi pazzi, guidano. È incredibile. Mi ricordo le perquisizioni. Ah. Le auto se si fermano al contrario, mi raccomando. Vabbè, io scendo. No, solo per farla scendere, insomma, questa. Ai, civice. Buon lavoro. Arrivederci. Vabbè, ci stanno queste zone qua, sono le, come ho detto prima, le più pericolose, quartieri più, un po' più da tenere sott'occhio e pericolosi. Poi tutto il resto è normale. Prendiamo, va. Qual è il muscolo? QX. Vado in pausa, accosti. Arrivederci. A cosa sulla destra per fuori? Per. Per sto cazzo gli risponderei. Adam 6 di 55 di fianco alla flica, alla banca flica piazza centrale. E ora lei da capo, da guidatore dovrebbe dire di spegnere il motore. Funziona così, ora il guidatore dice spegnica il motore, scende dal veicolo, invece il capo pattuglia annuncia il radio. Signore, potrebbe spegnere il motore, togliere le chiavi e posare le chiavi sul cruscotto, check, e risalga immediatamente in macchina. Sì, e risalga immediatamente in macchina. No, devi farlo scendere e venire la pattuglia. Che ora, sì sì, di 55 si fanno scendere e venire la pattuglia, se no scappano. Allora, gentilmente, ora lentamente scende dal veicolo e si posiziona dietro il retro. Così funziona. Poi scendiamo entrambi, uno controlla la targa dell'auto e uno controlla i documenti del signore. Dove? Arriviamo ad Ambatto Converte. Signore, ci sono soggetti in pericolo. Ovviamente vorrei sapere il motivo del fermo. Perché ho detto un po' male. Dove? Lo so, è macchina nuova, sono appena usciti dal Benis, stavano andati a parcheggiarla per non perdere le modifiche, mi capisco. Però è veramente pieno cazzo. Comunque, le passo la patente. Grazie. L'ho appena comprata. Direi di no, ragazzi. Questa patente è qua.
Corrado Garcia. Sì, 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 a prendere. Decidelli, allontanato. È il signor Corrado Garcia, corrisponde alla targa? 40 secondo me. Minchia, possono anche essere 100. Noi siamo la polizia, non è siamo dei ragazzi. Ok, vero, tutto regolare. Ok, perfetto. Vedi anche con gli abitanti che vivono lì, cioè non è che noi dobbiamo soltanto guardare queste cose lì, ci sono delle persone, signori. Allora. Che dobbiamo fare, collega? Nulla, semplicemente perdona, si è fatto un drift in piano centro urbano. Curva, no. Fatto di proposito, non ho ancora capito come funziona bene stamattina. L'ho fatto concessionario, bene, no, no, in realtà non era voluto, ha assolutamente ragione, lì ha assolutamente ragione, però non era proprio voluto driftare in quel modo, infatti ero anche a basse velocità. Poi ho appena visto la battaglia, mi sono guardato al rosso perché dicevo magari voglio non fermare, mi fermo, di grigio e bianco. I poliziotti, ecco qua. Vabbè, collega, decida lei se vuole fare una multa o no. Signori, sono sui testi, signori. Uno ammanettato a terra, sta. Decida lei, collega, se vuole. Decida lei, collega, se vuole fare una multa, signore, lei la facciamo, altrimenti no. Io sono mega multa. Io sono sull'edificio... Sì, mi dica. Se mi fa un'altra sparata del genere, io sono mega multa. Assolutamente. Pienamente ragione. Sì, sì, assolutamente, no, specialmente poi in centro abitato posso comprendere il pericolo che potranno rischiare dei possibili passanti, sì. Io vedo col binocolo dentro gruppo. Le auguro una buona giornata. Abbiamo parlato con la tutte le unità disponibili di circondare la zona, circondiamo la zona. Ok, va bene. Arrivederci. Ma sentite la radio? Mamma mia, stanno parlando ancora. Sta succedendo una cosa strana a Grove, sta succedendo. Adesso sta dicendo delle cose il sergente maggiore, ascoltate quello che dice. Ha detto, il vicecomandante ci ha ordinato di procedere tutte le unità di circondare la zona, quindi non provate a fare eruzioni come i cazzoni che fate normalmente. Okay, circondate la zona e cercate di ottenere circondati. Ok, abbiamo un'entrata. Volevo andare a... al Rob? Ah no, Dio, volevo andare alla rapina? Andiamo, a me non mi piace. Niente, se non vuoi andare. Ah, stanno già andando. Andiamo in zona groove, allora che. Sì, sinistra, spegnere pure le sirene lampeggianti. Non credo. Ragazzi, ascoltate, avete sentito il suono della rapina? Sì. Affermativo. Ok, non venite al negozietto, però io per provare. Come si scende con le sirene? Ok. Vengo subito. Ma come si è sentito? Che è un po' basso. È un po' basso e poi si taglia, a un certo punto si taglia, si interrompe senza concludere la frase. Però è molto figo. Beh, è molto più carino, no? Sì. Ma sti panic button mandati così in continuazione, lei comandante? Sì, morto. Grazie. Vabbè. Andiamo vicino a Grova, l'ho detto. Ho bisogno di un poliziotto per accendere le sirene. Allora, premi prima Q, poi X. Francesco libero. E poi con R cambi il tipo di sirena. Rondo. Signori, tutte le unità disponibili sono giunte a Grove. Andiamo verso Grove. Affermativo. Ma unità, tutte le unità vuol dire anche più di 12 o solo 12? Soggetto dal Megamol. Sparato? Spegni le sirene, spegni tutto. Ragazzi, ho bisogno di un poliziotto ci sta? Francesco, numero 137. Comandante, Albino, tu e altri tre agenti dovete prendere il Megamol, è un solo soggetto. Sì, lo so. Sì, se salite le scale, una e una, ce la fate. Ma che sta succedendo? Un attimo. Ma no, Moretti, ma tutti vuol dire 12? Massimo? Sì. Ok. Vuoi andare anche noi, Groove, a farci sparare? 9, dai. Vuoi andare anche tu, Groove, a farti sparare o no? No, onestamente no, preferisco fare traffic stop. E allora siamo qua. Ma andiamo un po' in giro. Adam 429 qui centrale, diverse unità SWAT dirette al posto di comando di Broadway East 100 per codice 3, situazione barricati ostaggi. Che bello.
Dov'è che sta la rapina? Qua vediamo un po' come l'annuncio. No, non avvicinarti qua che ci sta Groove. Non avvicinarti qua che ci sta Groove. La gente che era con me ad Adam 3. Senti come sparano. Che sull'applicazione si chiama Stromboli. Al posto di comando di Broadway East 100 per codice 3. Situazione barricati ostaggi. Ci sta così. Sì, ci sta, ci sta. Meno si sente. Vedo un veicolo, sì. Beh, mi ricordo il suo nome. Smith, Smith, agente Smith. Smith. Allora da quant'è il dipartimento? Ragazzi, informazione, avete sentito tutti quanti tutto bene? Affermativo, ora è da tutto. Perfetto, grazie. Dicevo. È da molto nel dipartimento. Diciamo sono dentro da... un, due, due, tre, quasi tre mesi. Sì, quasi quattro, anzi. Adam 429, qui centrale. Diverse unità SWAT dirette al posto di comando di Broadway East 100 per codice 3. Situazione barricati ostaggi. C'è fretta quello con la macchina gialla? Parecchia, direi. Hai visto il nuovo, nuovo ospedale qua a sinistra? No. Sì, qua a sinistra c'è un nuovo ospedale qua. Qua a sinistra ora. C'è l'ospedale nuovo. Bello. Ma perciò un saltiero. Sì, parcheggio che resta a destra, parcheggia, non a destra, perché poi ti dà fastidio davanti all'entrata. Qui dove c'è nulla a destra, si può parcheggiare. Oppure c'è parcheggio sotterraneo qui. Opla. È altissimo, cioè c'è un sacco di piani, un sacco di stanza, cioè è enorme. Ma questo mi manca la voce. Salve, bene, dottoressa! Tutto bene? Tutto bene, lei? Non ci lamentiamo, insomma. Tutto bene, dai. Un po' sballottati. Ma guardate il lato positivo, oggi non c'è neanche la neve, è buon bel tempo. Ma lei maniche corte non sente freddo? È per questo. Assolutamente no. È un cappellino col giubbottino nuovo. Ho cappie ricche. Salve. Salve. Vado un po'. Va bene. Ragazzi, buona giornata. Buona meditazione. Arrivederci. Gente, vi serviva qualcosa? No, ho fatto dell'ospedale al collega che è nuovo in città, quindi ho fatto dove l'ospedale, un po' di posti. Ok, se vuole farglielo vedere. Ah, sì, sì, certo. Adesso magari entriamo. Sono io con me, faccio un giro, venga, venga. Si fa vedere anche la farmacia. Sì. Anche la farmacia. Vabbè, allora, qui ci sta la sala emergenze, quando pronto soccorso vengono e ti portano qua dentro, sarà per chiusa pronto soccorso. Poi ci sta. E faccio un tour al collega. Andiamo. A dopo. Qua ci sta pronto soccorso, le sale per le varie cose, anche sala TAC. Attrezzate parecchio bene, devo dire. Ci sta scritto qualcosa, ci sta lì, la diagnostica qua a destra. Poi qui ci sta l'auscultation room, la MRI. Qui ci sta invece la zona per i ricoveri, quelli degli hospital. Degli hospital dell'ospedale qua. Tipo se ti portano sempre con l'ambulanza in ospedale, vieni qua, ti visitano, ti tengono qua un po' di tempo, un po' di minuti. Poi c'è il piano di sopra, dove ci sono un sacco di stanze e uffici. No, ci hanno chiuso dentro. No, ma qua
Ok. Messo. Grazie. Prego, prego, dai. Qui ci sta la reception. La reception. Poi qui ci sta la piano di sopra con quelle scale bellissime. Bello. Ma che ci sta di sopra? Gli uffici e altre sale per i ricoveri, eccetera. Normalmente si trattano meglio di noi. Perché tutto sommato la clinica privata sicuro guadagna di più. Mamma mamma. Tutti. Tutti gli uffici qua, la farmacia ci sta anche qui. Qua si accede solo da sotto, vero? Esatto, esatto, solo da lì si entra. E qui a sinistra ci sta la farmacia, qui a sinistra. Qua. Spettacolo. Effettivamente si può dire parecchio carino. Poi da tutti gli uffici, però è noioso. E qua c'è l'ascensore per salire, non è questo. Neanche questo. Forse è questo. Allora no, non lo vediamo da qua. Mi sa che è quello centrale, ma non vediamo bene. Non vieni qui. Non, no, non, perché non c'era più il. C'è la piano di sopra, da che parte? Ah, qua, perché non lo vedevo prima? Questa piano di sopra si va. E qua su ci stanno tutte le stanze per i ricoveri. Tutte le stanze per i ricoveri enorme con tutte le stanze per i ricoveri. Guarda, proprio una stanza proprio bellissima. Armadio, bagno, bagno privato. Anche bagno privato ci sta qua. Il bagnetto. Sì, sì. Ci sta, bello ospedale. Poi ci dovrebbe anche essere l'accesso al tetto da qualche parte per andare a prendere l'elicottero, non è qua. Qua neanche, allora forse l'hanno tolto l'accesso per il tetto o per gli altri. Vabbè, torniamo giù. Alla fine dai, è bello l'ospedale nuovo. Almeno l'hanno spostato dalla piazza centrale perché sono tutto lì. Sì, effettivamente sì. Di solito le zone affollate sono quelle dove succedono più casini di solito. Mm? Cosa? Zone affollate sono quelle dove succedono più casini di solito. Sì. Quindi, insomma, poi qua ci sta. Ci sta. No, siamo sentiti degli spari. Perché ero un attimo distratto, non ti ho ascoltato bene. Comunque ci sta il parcheggio sotterraneo, bellissimo. Perché ci sta tipo. Invece di parcheggiare in mezzo alle palle, ci sta il parcheggio sotterraneo dell'ospedale. Si sale da là. Bello. Sì, è bellissimo. Vabbè, effettivamente è una cosa comoda per cui sì. Parcheggio qua e via. E poi si sale, si salia. È bellissimo, cioè, questo ospedale veramente va top, top. Tori, arrivederci. Oppa. Sì, guidi lei, ho problemi. Oppa.
check, ma ci stanno ancora a Dame Città? Eh sì, ma stanno tutti a gruppo, secondo me hanno cambiato frequenza. Check, check, ci sta qualcuno che mi riceve in questa radio? Ci stanno ad informate? Non saprei dirle, signore, sono in questo momento col vice comandante a fare colloquio. Ecco, dato che sei l'unico agente e ci sono alcune reclute se non sbaglio, check, c'è qualcun altro in radio che mi riceve? Una recluta qua a fianco a me, però sembra che... Ecco, potresti... Gallaghan, ciao, che sei in Adam qualcuno? No, sto facendo, stiamo facendo delle prove. Ok, qualcuno può formare... Ok, tu dimmi quando e io te lo dico. Ma la gente in pericolo non riceve più, non riceve più le posizioni, è normale? Ora no. Niente, probabilmente siamo spostati in un'altra parte. Lo so, però il problema è che siamo in, sono in due colleghi, due agenti che siamo in giro in pattuglia. Perché il vicecomandante ha ordinato a tutti gli altri Adam di convergere a Groove. Lo so, ci sta una sparatoria. Comunque Adam 6 sta effettuando un 10.55 dopo. Scenda lentamente dall'auto e si mette sul retro. Sta arrivando un 10.55 dopo l'ospedale vecchio in autostrada. Opla! Grazie per il follow. Ah, è mar... Sì. Ricevuto, sì, sentiamo. Sì, si sente bene. Ayman FKFNGC, grazie per il follow. Ripresiamo? Riprovo. Sì, sì, ce lo sentiamo. Il signore come si chiama? Il signore Jordan Allen. Ok, sono contro la targa. È davanti. Ok. Sì, corrisponde. Io direi di procedere con una multa per eccesso di velocità. Sì. La seconda multa. Ricordo sì. 7 giorni per pagare. La pago subito. Faccio io, sì. E ho la sua multa, signore. Tutti che corno. A posto, arrivederci. Arrivederci. E mi raccomando, quindi con prudenza. Se non faccio 220 km orari, aspetti. Oddio! Metti cadeva lì sotto. Qui Adam 6, 10.55 è terminato. Gente sta esaurita qua in questa città comunque. Sì, infatti. Pure il calcio, vabbè, sì, ma ora che la gente sta esaurendo ora, Ma anche noi poliziotti stiamo diventando. Ma adesso vedi che ti faccio vedere come si calma, una volta ti faccio vedere. Questa gente qua non possa andare 130. Ma no, ma noi poliziotti stiamo diventando. Sta diventando logorante il lavoro da poliziotto per alcuni di noi, Più ti impegni per fare il poliziotto e fare il lavoro per bene che fai, più diventa logorante il tutto tra caffè e caffetteria. Sì, altro preoccupare questo caso. Signori, ma ci stanno altri agenti in giro oltre a Callaghan che sta facendo le prove e Strange? Cioè, ne sa nessun altro? Cujo? Quello che è Adam 3 da solo? Signori. Lamar? Adesso non ti devo sentire a portare. Stanno a fare qua, a parte. Ma il problema è che ti stanno le Adam da soli a cazzo, cioè. Signorina, entra, non può stare qua, è riservato alle forze dell'ordine. Che succede? Che caspiterina state con me? Ah, li abbandonai sulla FIP lì prima. Dove li ho abbandonati? Per strada. Ma veramente? Ma che? No, gli dà un passaggio. Recuto la data di ciò. Sono lì, cambiamo. Vabbè che tanto in realtà io
No, non si parcheggia più qui l'auto, destra, ah, destra. Destra e sinistra. E qui dietro si parcheggia ora. Sinistra. Sinistra, sinistra. Qui. No, qui dietro, qui dietro. Qui, ecco. Vedi? Perfetto. Mm? Sì, sì, è comoda sta cosa. Ehi, Pinico. Ci vediamo in 2A, tanto che sei agente, ci vediamo in 2A, tanto ti prendi un'altra regola tu. No, in realtà io... Venerdì 7? Diciamo, sono arrivato Va bene, va bene. È stato un piacere. Ci vediamo allora in pattuglia. Insomma. Ma guarda che qua... Ci sarà gente che si deve un po' iniziare a calmare, La polizia ha un po' cazzo che vuole. Vedi, ci vuole un po' di mettere la riga un po' alcuni agenti, guarda. La questione è questa, io adesso sono arrivato con calma. Fatemi capire un attimo dove sono, con chi sono. Adesso infatti, cioè, a me mi piace andare in giro in pattuglia per traffic stop, vedo. Mi annoio quando ci sono le sparatorie, non le sopporto. Come hai notato, quindi è una delle cose che mi piace proprio questo lavoro. Purtroppo. Va bene. Allora, buona serata. Buona serata anche a voi. Buona serata. Comandi. Saluti. Disponibili per pattuglia? Il problema è che ci sono solo io come agente e poi tutti reclute. Tutti? Tutti. Cosa? Fagli un addestramento, no? Non si può, non ci sono pattuglie in giro. Comunque, se siete nelle varie Adam, spostatevi voi, ragazzi. Non state nelle Adam sull'applicativo. Voglio sapere un attimo loro, ok, perfetto. Ci sta. Poi mi arriverà un comunicato per la mail che ti ho mandato, spero. Non lo so, guarda, io ho mandato tutto ai tenenti. Se loro non si sbrigano, non so che dirti. C'è Carini? Dove stai? Prendo i vecchiacci. Ma torna qua, va, in centrale, lascia stare i vecchiacci che vengono il taxi. No, no, c'è la richiesta di primario, c'è la richiesta di portare in ospedale. Va bene, poi torna in centrale. Sì, arrivo subito, appena finito. La Mar? Dove stanno certi agenti che non... Ma mi sa che stanno lì a Groove Street. Se non lo so che stanno a Groove, però... Piacere, piacere, il piacere... E tu sei? Reguta Francesco Caruso. Ok, se sul database modifica il tuo nickname con il tuo nome e cognome, quindi città o solo il cognome, perché se no non si capisce chi sei sull'applicativo. Okay. Stampa la stampante. Ci stanno un'operazione. Oddio mio. Oddio. No, non si capisce. Che cazzo è stato? Sorry, anche a live. No, no, è caduto una bottiglia di latte. Mi è caduta. Ok. Allora, check, chietto, check. Vieni in centrale, vieni qua nel garage. Ah, vado un attimo a rimettere il distintivo. Che vai, vai. Niente, ora si aspetta che ci va. Che arrivano altri agenti. È un agente esperto? Sì, agente esperto coordinatore. Sì, ma sono 9 FPS pochissimi. Cioè, io non so, sono messi malissimo, sono. Ma come stai tu, Smith? A livello? Di che cosa? Mentale, fisico, non lo so. Ho problemi, mamma mia. Perché oggi ho provato gli occhi viola, avevo problemi, cioè ho problemi. A me gli occhi viola vanno benissimo quando ce li ho. O comunque un po' mi spiace se non dovesse essere promosso. Mi sono fatto... Vieni promosso, non ti preoccupare. Smettila. No, lo so, proprio che altro, perché l'altra notte sono morto il culo fino alle 4 e mezza di notte, schiena tutte le fedine, che ero solo. Lavoro. Perché serve questo
Solo questo comprato. E agente? Mm. No, io sono recluta. Ah, agente? Sì. C'è Carosso? Che è successo? Sì. Non sei, dove eri? Ospedale. Ti sei andato in ospedale? Sì. E sei tutto pieno di sangue, ti era una lavata. Ancora? Ma che palle, sei pieno di sangue da prima. Eh sì. Mettiti un fazzoletto. Fatti un albero. Non ti togli. Comunque, diceva gente, lì c'è un signore che dice che dovrebbe fare il colloquio. Vado di solito. Riferisci al vice comandante, riferisci. Subito, comando. Il fatto è che come su GTA mettere... cioè su GTA mettere 700p? Però il mio pensiero... In che senso? Scusami, cioè non capisco. Lega, ho sperato 5 volte, penso, eh. Vabbè, per ricontrollare l'acqua, però. Ma come? Cioè, come faccio? Cioè, qui? Qui? No. Ma no, cioè, questa cosa qua mi modifica il... Cioè no, qui no. Sì, ma capisci che cioè diventa poi brutto lo schermo, cioè lo vedi malissimo il monitor. Ma lo vedi malissimo poi il monitor si rimpicciolisce, cioè se io metto 800x600, cioè mi si rimpicciolisce lo schermo, cioè vedi così succede. E poi i FPS non è che aumentano. Disponibili 1600x900. Sono prove. C'è un super ritardo? Ma il problema è che non posso farlo, perché sennò mi poi ci sono lo schermo, cioè diventa tipo in finestra, mi diventa, no? Cioè. No. Anche io non lo faccio. Carosso ti dirigono 1099. Iori, non sono dei 1099, sono delle. Sono delle prove. No. No, normale. Normale, tutto normale, mamma mia. Erano 2:18. E vabbè, lasciamo così, lascio. Troppe agenti, troppe reclute ci stanno, troppe reclute! E vabbè, e mo si impazzisce perché... Jig, non succede nulla. Sparano gruppo, arrivo subito. Ma come sparano a gruppo, no? Non scherzi. Cioè, sì. Però non so se può andare. Sì, non ci può più. Non fare queste brutte cose, una birra. Agente Ryan Jackson Parker, 17, buon lavoro a tutti. Qual è il suo codice fiscale, Johnson? Vedi,
figa. Ci sono bisogno di agenti, perché non ci stanno agenti di polizia in giro. Arrivo subito, signore. Mi faccio un attimo parlare con il vicecomandante, sono subito da lei. Eccola. Salve, sì. Basta. Questo è mi sbuca in macchina. No, no. Salve. Salve. Non devi interagire con quest'uomo, perché sennò poi perde mezz'ora. Devo portare cosa? All'ospedale. Bella la sua collega. Ah, portala via, portala. Mezz'ora. No, vabbè, fa lo stesso, mi esce così, lascio. Andiamo a pattuglia, vieni con me. Adam 3. Adam 3, vai in 10. È la prima volta che andiamo insieme, collega. Sì, lei è? Francesco Caruso, reputo Francesco Caruso. Perfetto. Guarda, c'era un sergente che si chiamava Franco Caruso. Franco, sì, vabbè, si può dire che è lo stesso alla fine. Franco, Francesco, lo stesso. Io che ha fatto? Si è licenziato, è andato via. Ha cambiato lavoro. Ah, è quello che fa il meccanico? Sì. Ah, oggi sì, l'ho incontrato allora, sì. C'è zona pericolosa, attento, eh. Sto rientrando in centrale e sto andando operativo. Andiamo a prendere CK. Volevo però che se si scatta un furto poi non. No, no, è vero, mi sembra di scatto. Guarda un attimo a sinistra. Dov'è? Sinistro, destro, verso i Bahamas. Ho visto un zoom. Vabbè. Andiamo al Bahamas. Facciamo un salto al Bahamas. Buono, piano piano. È nuovissimo poi il Bahamas, è bellissimo. Sì, è troppo bello, l'inverno troppo bello. Ma anche dove vuoi, cioè. Entriamo proprio dentro. Certo. No, no. Ma che bello che è il Bahamas qua, mamma mia. Salve. Salve. Ops, scusa. No, niente, non si preoccupi. Demi, guarda che bello che è il Bahamas qua. Salve, buonasera. Buonasera a tutti. Mappa custom, ovvio. Prima qualcosa di analcolico da bere, qualcosa da mangiare. Dai, perché? Vieni qui. Sì, io c'è la sala da ballo dietro. Bello, vero sta mappa custom? Sì, volevo prendere una cosa da bere. Eh sì, c'è la signorina. Sì, sì, aspetta. Lei è tutto a posto? Tutto a posto, come bene, come bene. Tranquillo. Per ora tutto tranquillo? Beh, per me sì. Lei invece, signor? Tutto a posto. Oddio. Sopra i bambini. Ma lei lavora qui?
Da Hill, cerco un agente per andare in pattuglia. Vieni nel garage. Carosso, sei rimasto da solo? No, no, gente, sì. Vice comandante, sono in centro radio, sto facendo prendere alla nuova recluta le armi d'ordinanza. Scusa, la recluta Cujo mi riceve? La recluta Cujo mi riceve? Lili? Lili, sei tu? Sì, sono io. Ciao, buongiorno, come va? Ciao, bene, tu? Bene, bene, ma alla fine hanno smesso di fare qualcosa là? Ti hanno lasciato stare? Sì. Sono contento, Dai. Di sicuro non grazie al poliziotto. Lili. Immagino. Scusa, ma non ce l'ho. Lili. Scusate. Vabbè. Finta di niente, se dovrebbe dirvi qualcosa, per favore. Non si preoccupi. La capisco per quello che le è successo. Sì, sono incazzato per il fatto che le è successo. Sì, sì, so. E chiedo scusa se magari ha detto qualcosa. O dirà. No, qualcosa. Non ho detto nulla. Ok, no. Che fine ha fatto oggi? Non è che servirà. Vabbè, andiamo via. Vabbè. Buona giornata, arrivederci. Recluta Cujo mi riceve? Adam 2 55 zona Frica centrale. Recluta Cujo mi riceve? Sì, non era. Vabbè, è scomparso questo qua. Recluta Cujo mi riceve? No, vabbè, ma ci sono altre cose successe con sta qua. Comunque, c'è qui a Los Angeles, qui su Impero, dai, mi faccio vedere un sacco di locali, ci stanno. Magari alcuni che non hai visto ancora, guarda, tipo sto qua, guarda. Adam 2, 1055, applica centrale. Ci sta anche qua un locale. Io di sto locale che... Però tipo io non lo vedo. Non so perché è buggato. È sparito? Mi sa che non ci sta più. Allora l'hanno tolto, ok, a posto. L'hanno tolto. L'hanno tolto perché era tutto buggata la mappa, era. Ma tu con chi stai? Con che gruppo stai quando entri, Demi? Con chi stai quando entri? Tutti domani. Dove no? Avanti si dite di non si. Vabbè ormai. Agente, un resto da disponibile per partire. Trovate la centrale, ci sarà sicuro. Ci sta la chiesa. Lei da quanto tempo in questo dipartimento? 3 mesi? 4? Se con nessuno, io conosco un po' di gente, perché se mi faccio un po' il giro a Muzzo, tipo Bobby Dani, Carlos. Oddio! Ah, scusi, niente. Cosa stai dicendo? È difficile avanzare di grado gente esperto. Sì.
Dipende, rimani tanto a gente. Cioè, il grado gente è un grado che rimarrai tanto. Oh, non si ferma, eh? Vai, comunica gli 55. Io respingo. No, risalga sul veicolo. Risalga sul veicolo. Risalga sul veicolo immediatamente. Risalga sul veicolo immediatamente, ho detto. Il guidatore scenda dall'auto. Prima spegniamo. Il guidatore spenga il veicolo. E scenda dal veicolo e venga dalla pattuglia. Grazie. Il guidatore scenda dal veicolo, per favore. Non mi fate alzare la voce. Abbiamo un'urgenza. Signore, urgenza o meno. Spenga il motore. Venga dietro il veicolo. Grazie. Qui Adam. Qui Adam 3 richiede un altro supporto presso il civico 392, dove vicino al cantiere. Le persone sembrano essere di fretta e... Sì, sì, certo. Però stava guidando lui, sappilo. Adam 2, 1080, no, zona cantiere. Sì, l'ho vista. Vai, vai, salga, salga, con recluta, salga. Plan 5, siamo dietro la lamina. Vi seguiamo pure noi. Aggiornate gli C20 via voce, per favore. Oh, però si vede uno alla volta. Chi? Dove? Civico 375. No, allora, allora mate l'imposizione col cellulare, se siete civici, ragazzi. Signori, aggiornate gli C20. Abbiamo fermato. Dove? Signori, ma cazzo, ma sapete... Un attimo. Te la mando nel dicembre, lo metto subito, vale. Dove l'avete fermato? Non arriva nel 10-20? No. No. È arrivato. Ora che stiamo andando. No, non è arrivato ora. Civico 386. Vabbè, io... L'ha trovato? Giù. Vabbè. Signore, non possiamo raggiungervi perché non arrivano i 10-20. Ma tranquillo, non è pericoloso. 10-80 porta questo a termine. Capito, quindi però potresti anche giocare un po' più, potresti giocare un po' più seriamente, no Demi? Potresti provare a giocare un po' più seriamente, crearti una storia RP con qualcuno, magari entri nei medici, ti diverti, guarda che con i medici fuori, cioè fuori dal lavoro hanno una, fanno RP, cioè quando sono fuori servizio, quando non vanno fuori servizio, cioè Bobby nei medici, si vuoi fare con loro, tanta gente, potresti provarci a fare qualche RP, dica. No, non lo so, però che... No, no, ci sono. Hai un modo male. Vada più avanti. Adam 3 effetto 1155, vicino. No, vicino al ciclo 206, sotto il ponte. Spenga il motore. Quindi spenga il motore e scena dal veicolo e venga dietro la pattuglia. Signore, spenga il motore. Spenga il motore. Signore, spenga il motore. Signore, spenga il motore. Ok, scena dal veicolo, guidatore, venga dietro la pattuglia. Non collabora. Signori, qui a Venezia c'è una macchina che... Collabora, bro. Venga dietro la pattuglia. Mettavi il cellulare. Tranquillo.
Mentre niente ci vengono dalla pattuglia. 326. Signore, salve. Salve. Mi può dare la sua patente cortesemente? Non la ho. Non c'ha la patente? No. Devi venire in centrale con noi allora, se non c'è i documenti. E se non c'è i documenti dobbiamo rifare i documenti in centrale. Non arrivo, non sono per dove, può seguirci? Appena uscito dalla centrale sulla sinistra. Hai i documenti appresso? No. E allora devi seguirci in centrale a rifarli. Non me li posso stampare. No, non li posso stampare qua. Ma perché mi ha fermato però? Perché dava contromano, non se ne è accorto che l'autostrada lì è senso unico. Ma dove? La strada con cui veniva lei, lì a sinistra. Signore, si fermi. Signore. Quella là, quella lì, punto. Adesso ci segue in centrale, grazie. Signore, ti seguo in centrale. Qui te lo vanno io, Unico, richiedo un adami supporto, per favore. Signore, non sembra collaborare. Signore, vieni qua, su, salga in auto con me. 10-5. Ecco, da prende l'auto del signore e la porta in centrale. 40 Vespucci, non ho è rotta. Vabbè, parcheggia da qui e poi. Controlla la targa. Allora, vedi un attimo di chi è la targa. Così poi controlliamo. Mi 5 Ceccherini. C'è gente mascherata sopra i tetti di Vespucci. Lasciate stare Vespucci, sono troppo pochi. Esatto, stiamo seguendo il veicolo. Siamo davanti alla Winter News ora. E scontrano una targa. Siamo già due Adam. Perfetto. Perché deve venire? Secondo me che si chiama? Perché deve venire in centrale? Perché senza documenti. Perché senza documenti, dobbiamo identificarlo, signore. Nel frattempo vi rifacendo i documenti, è facile la cosa. Richiediamo il permesso per la nuova rapista. Per 1080? Ci ha colpito la macchina. Fermata tutti i costi e contromani sulla strada. Se siete in autostrada, pit consentita sotto i 100 km/h solitamente. Siamo andati fuori l'autostrada. Allora è negata. È pericolosissimo, sto andando contro una, sto tirando sotto tutto. Secondo me la pit è... Fata, fa meno no, danni. Signori, tre unità convergano sul soggetto a inseguire. È effettuata una manovra box, non pit. Check. Una manovra box. Questo è il soggetto. Salve. Prego, venga. Fermato, dentro un cespuglio. Pisciando, penso. Vabbè. Prego, mi segua. Ok, si fermi qui. Perfetto. Mi dia il dubbio, allora, mi dica l'impronta digitale qui sul tablet, un puntino blu. Perfetto. Ok, collega, vado a prendere i documenti che sono stampati lì alla stampante, vada. No, può prenderli anche da fuori, non si preoccupi. Ci riesco, vero? Sì. Sì. Sto scappando a piedi. Allora, questo documento mi dia il numerino. 49. Tengo questo documento, signor Tony. Grazie. Ok, perfetto, mi passi il documento per fuori. Me lo passi a me adesso, signore, e mi faccio vedere. Me lo mostri. Lei. Ok. L'auto del signore è sua? Collega? Come si chiama? Tony Tagliarucci. Sì. Ok, signor Tagliarucci, lei ha delle multe da pagare in ritardo. Una... qua che è fatta ieri, deve pagare. Uh-huh. E poi salve. Sì, quello di ieri, signore, deve pagarla. Ok. E non ha la patente, quindi lei guida senza la patente, signore. Uh-huh. E dobbiamo fare la multa qui. Non fa la multa, poi devo andare a sequestrare il veicolo. Le faccio la multa qui. Eccola qua. Ha 7 giorni per pagarla.
Grazie. E ora può andare. Andiamo a riprendere il veicolo, lo andiamo a sequestrare. Arrivederci. Agente Mica. Esperto, giusto? Sì. Allora, guardi, mi direbbe il vice comandante, un ufficiale, che quel ragazzo deve fare il colloquio. E lo cerchi in radio, io non so che dirle. Ho chiesto, ma non... Niente, allora non c'è. Comunque, volevo fare pattuglia. E c'è già la recluta. Devo aspettare che ci siano più agenti. Salve. Sì, che la vola faccia i documenti, porti dei sequestri, eccetera. Agente. Sì, mi dica. Salve. Vabbè, c'è già. C'è il signor Sacchi? No, non ci sta. Lo aspetto da un bel po', in realtà. Siccome ieri ho fatto il colloquio, mi ha detto che entro 24 ore mi faceva sapere se fossi stato assunto o meno. Ma ancora non ho ricevuto né risposte. Va bene, va bene. Perfetto, arrivederci. Agente disponibile per pattuglia interrogativo. Vado dai, collega, io adesso vado in 17. No, venga con me, venga con me. Deputato Francesco, vai in 17. Stop. Sto stampando. Stampando. In che Adam andiamo? Adam 3. Adam 13-8. Sei Cugio? Sì. Ok. Dobbiamo andare a sequestrare un veicolo qua. Vedi, eccolo qua. Ci sta ancora? Sì, sì. E non ci sta più. E adesso mo io lo chiamo in centrale. No, lascia stare. Mamma mia, non ci sta più l'auto. Vabbè. Strange collega, fatta Adam 4 invece che Adam... Fatta Adam 4 invece che Adam 5. Lei che ha parlato? Sì. Guida te. Beh, vediamo un po' come te la cavi. Vabbè, niente. Lo dico perché ho avuto problemi. Fermarlo? Ma vediamo se va qualche infrazione. Viene richiamata la zona interdetta. Ah, vede che questo è zona interdetta. Vabbè, ma noi siamo la polizia. Sì, sì, ma dico se... Avete recuperato banner al 121? Com'è finita? Bene per noi, ma vorrei capire come ci è arrivato là sotto. Dove vedi? Voi. Dove là sotto? Ha camminato questo. Portalo su. Caricalo in macchina.
Caricatela in macchina. Ci stanno dei posti liberi dietro, mettetela dietro all'estesa. Ok. Ok. Aspetta che salgo con te, così mi date un passaggio sopra che vado a recuperare le altre gente. Okay. Anzi, se riesce, Smith, mi porti dove c'è un'altra volante che prendo quella e vado a fare il giro per le agenti. Mm? Se riesce, se mi può portare vicino un'altra nostra volante, così. Aspetta. Non ce ne stanno su più qua sotto le fogne, vero? Sì, sì. Ok. No, comunque è tutto ok per il signore. È che ogni tanto si vede cose strane, quindi per quello chiedevo. Oh, mi ha violento. Eh certo, un attimo, fermi. Sì, sì. Opla. Sfondato? Perfetto, ci passo. Ci passiamo pure qua. Vai, è caduta pure questa, perfetto. Via. Mo, no! Mi sei incastrata nel... E vabbè. Cosa? L'avete incastrata nel bulbari sta cosa adesso. Oui. Dove stavo questo? Quale? Quello lì? L'abbiamo trovato con la mara dietro nelle fogne. Era. Non ho capito? Era nelle fogne. Ah. Siamo passati dietro, abbiamo visto la mara che correva lì giù e detto, ma come ci è arrivato quello nelle fogne? Non lo so. Io boh. Allora, ci messo. Ma tu, aspetta, ma tu vedi la mia macchina? Vedi la pattuglia lì? Ma vedi anche tu la rete bloccata nel bullbar? Tipo, guarda i messaggi. Fermo. Stai fermo. Scendi. Stai lì. Aspetta. Vabbè, buggate. Vabbè. Il pullman. Ciao. Tante volanti, andiamo direttamente in prigione. Ciao, sono passati qua di zona e ho visto dietro c'era la Marco e stava trattando su uno. Vai a prendere un pullman che puoi. Sì, vado. Thank you. Ah, vabbè. Ecco, dai, cari con me, sali. Io dovevo rimanere qua. Sì, arrivo subito io, prendo il pullman. Vai. No, no, no. Meno che non lo guidi. Perché è inguidabile. Oh, chi state urlando? Se c'è un signore sta scappando, ma l'abbiamo preso. O meno. Ok. Collega, lo prenda lei il... Preso, tu prendi una pattuglia. O vai a C7, sì, andare a C7. Io diciamo che per 5 minuti. Allora vai. E va col pullman! Gold? Thank you.
entra con me dal garage della polizia. Guarda che bello il pulmino, eh? 15 persone, oh, ora, ora devi... 15 loro. Gente, ora devi fare il Twitter, Groove nostra. Sì, così dopo mi fanno prendere il caffè. Salve. Guardi, qui c'è un problema, non può nemmeno immaginare. E questo non è niente, stanno Ma ce ne stanno ancora altri da prendere? Gold, ce ne stanno ancora altri da prendere? Sì, sì, prego, prego, come mi dici? In che radio siete così mi sintonizzerò a voi? Quanto scommetti a questi sino a In che radio mi metto in che siete che così mi sintonizzerò a voi? Per l'autobus? 9 1 2 Check 3 Check Smith, mi ricevete? C'è il bicicletto lì, anche il soggetto. Poi altri 3 al 131. Diciamo che hanno proprio 2 gatti. Vado un attimo a vedere se c'è la zona. Vabbè, ancora uno sulle perimetro, fai ancora perimetro, Adesso quanta gente è che c'è sta a terra qua? Liam mi ha detto che stava entrando in Grove, quindi penso che sta ai 111. Mi può anche annuire, guardi. E qua mi sembrano degli agenti qua da me che mi aiutano a restare soggetti, eh? Io arrivo, no. Ok, arrivo anche la prima. Oh mio Dio. Ok, allora lei mi vede, perfetto. Beh, serve qualcosa, una benda? Mi annuisca pure se non riesce a parlare con me. Tango down! Vabbè, banner ha avuto 10-0 sicuro. Non sto tornando. Io tutto da solo. Oh mio Dio. Provo un attimo. Ah, da pareva. Sembra solito a posto. Gira la testa. Vediamo un attimo di aiutarla, dai. Mi fa male un po' qui, sento un po'. Ok. E no, niente, l'unico collega è il 110 poi. Sentemi, sentemi. Vabbè, poi sempre l'altro di qua che hanno mancato. Ok, ti sento ora. Il vostro collega non parla. Bucando le gomme? Perché stai bucando le gomme? Perché sono sequestrate ma non vanno via, quindi non devi tagliare. Eh no, non devi far così, non devi far così. Devi prendere la fiamma ossidrica. Ti blocchi, entri. Il problema è che ste moto qui No, ci riesci, fidati, se vuoi ci riesci, fallo, non bucarle così, non si può vedere veramente. Cioè non è per te, però... No, ma non bucate le gomme, ragazzi. Lasciate qui, tanto è inutile. Sì. Vabbè, sequestro, almeno se non ho fatto i soldi a dipartimento. No, comunque sono sequestrate, già, cioè, quello è già andato a buon fine. Guardi, cos'è successo, collega? Togliti la maschera. Smith? Sì. Cos'è successo? Tocca la maschera prima. Sì, lo sto tenendo perché devo fare, sto facendo delle cose. Ma vabbè, è sparatoria penso, non lo so, sì. Non c'ero io in azione, io sono dovuto voltare l'autobus. Dovrei fare... però io mi devo mettere la maschera. Perché? Perché sto seguendo una cosa e non voglio che... Vabbè. La testa, cazzo. Sì. Grazie. Sì. Chi è sta macchina, signori? Zona interdetta, chiamate la zona interdetta, sennò qui sarà un viavai di macchine, Grove Street, figuratevi. Cazzo, brucia. Cazzo.
Check. Gold. Io sto facendo soccorrere anche qui il criminale. Fallo scendere, metti le manette e portalo qui. Non perquisirlo però, devo perquisire io. Ho capito, se si monta un'arma che fa? Devo pagare la fattura. Pure io, fallo scendere, lo punto io da giù e tu da sopra. Va bene, vai tranquillo. Che è successo? Aia! Ragazzi, se non vi dispiace poi vorrei interrogarli. Buona fortuna. Quanti ne sono i soggetti? Credo almeno una quindicina, ragazzi. Cool. Ho il mio avvocato. Sì. Abbiamo più o meno 8. Certo. Ah, erano gli altri? 15. Mi sembra ovvio che non posso interrogarli tutti. Ne prendo 4 a casaccio e interrogo per forza. Sono 7. Però sono di più. E appunto gli altri? Oh, sta scendendo, scende. Era spenta la GoPro. Signori, ho il medico qui, dove Alex, accende schiena. Aspetta, devi tornare alla rotonda. Aspetta. Non per questo qui sta scendendo sulle scale, quello delle scale, girati. Ma girati. Fate andare un medico su 131, uccidati. Mamma mia, gente mascherata. Le manette. Uè. No, c'è il medico qui, dove lo faccio venire? Dove sono gli agenti e i soggetti? Sono solo questi? Dubito che siano solo questi, però a terra sì, sono solo questi. Stranamente sono solo pochi. All'angolino, quando siete pronti me lo dite. Che è successo? Che io non c'ero. Che è successo? Sì. Praticamente. Io non c'ero perché sono venuto dalla centrale a portare l'autobus fino a qua. Mi hanno detto portami in autobus e dopo arrivi poi riporto il bus. Ah, non sei stato nella sparatoria? No, io ero a prendere la. Ero in centrale e ho preso il porto qui solo l'autobus io. Erano tutti qua groove festisciol armati e mascherati. Abbiamo fatto un giro, uno dal mega mo ci ha sparati. Abbiamo circondati e boh, è andata come andata. Ah, capito. Beh, ottimo lavoro avete fatto allora. Più o meno, se mi ricordo bene, sta 1 al 111. Entra pure. Ma al 131, signori, abbiamo persone. Quello sul 111 l'abbiamo, non lo so. Stava giù per terra. Oh, solo per quesiti voi, mi raccomando, eh. 103 qui siamo a parte che inviamo le foto. Al 113 c'erano 4 tango, li avete presi? Metti, vado a soccorrere quelli lì sul tetto, ai 131 sono 3, andiamo. Sono 8 qua per i soggetti, quell'altro diciamo che sta arrivando sono 9. E io qui ce n'ho 3. 9, 10, 12. Nell'autobus sono in 3. Nell'autobus sono dentro in 3. Allora sono tutti. Contate quelli alla rotonda. Ah, in bus sono in 3, poi a terra ce ne stanno altri 1, 2, 3, 4. Più uno in piedi 5, se ne c'è 5, 8. Golden deve prendere altri 3. Quindi sono 11 e 12 sono quelli in ospedale. Sono 12. 12-13 sono.
Sì, 3 sui 131, ragazzi. Contiamo alla fine, quando sono tutti sulla, sull'autobus, poi contiamo quanti sono in totale. Guarda, signori, prima del manifesto c'è, quando arriviamo in carcere per chiedere per sicurezza, che uno non gli ho tolto la radio. Vabbè, perché deve me, lo tiravo io. Sì, vabbè, è troppo tardi, non è che fa mancarci, tanto è una radio, non è una pistola. Sì, ma qui è al 131, signori, vi ripeto, uno se ne no, andava. Guarda, gliel'ho tolto la radio, a quello che mi hai detto. No, ce ne stava un altro che non si trovava dietro. Ah, ok. Vabbè, comunque, vabbè, poi ritroviamo pure quest'altra, va? Credo che sia quello che se ne sia andato, credo che è quello che deve arrivare dall'ospedale. Golda, questo qui mettiamo solo le manette giusto per le perquisizioni le fai te Moretti. Sì, ma prima scende, le manette gliele mettiamo giù e le fa Moretti. Di non abbandonare le volanti. Se sono più di 10 l'autobus non basta, quindi preparate delle pattuglie per caricare gli altri. Che fai, oh? Aspetta, deve salire uno. No, sono io con l'autobus, l'ho portato io. Scendi, se no. Scendi, tu che ti occupi di tutti gli arresti, tanto, Buon divertimento. No, non li faccio. Fa male. Fatelo salire. Okay. Beh, comunque hai ancora la mazza. Ce la ci devi prendere la mazza. Prendila. Per il caricatore. Sui 131 avete fatto alzare altri? Sì, stiamo facendo alzare. Ok. Vengo con una volante così facilitiamo il trasporto. Esatto. Dopo metti la cintura. Sara, già sta, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non sono andato ieri. Te ne sto portando uno dal 131. Non l'hai perdito? No, la manetta, diritti sì, però l'ho volante. Diritti sì. Sì, sta salendo la volante. Oh, ma chi è questo? Un altro? Boh, era lì in piedi, dietro la casetta. E perché è a terra? No, non è a terra, è vivo e vegeto, però non parla. Ne metti le manette. Sì. Sono interdetta questa. Ma caricate pure in auto quei due, in autobus quei due della macchina che ci sta ancora posti. Per piacere, un poliziotto che vengo con l'autobus. Ci sto, dimmi. È il problema se scendo e mi togliete un attimo le manette che dovrei mangiare. Non potevi mangiare prima, scusami. Fratello, mi sono alzato ma avete legato. No, non posso, ma. Vai, ma resti, perquisisci altri due qui. Sì, altri soldi da buttare prima, dici. Che devo fare? Se ne facciamo, se dato che sei dietro scendi per ultimo, questo è il problema. Ma non sono ultimo.
E chi stai che parla? Se sei il primo, uno dei primi due, ok, se no. Sono uno dei primi due. E quale? Destra o sinistra? Ho tolto il telefono e radio. Eh? Quello dietro al guidatore. Allora posso farti scendere, forse. Adesso aspetta un attimo. Ok, uno. Oh, BC, fatto da la salì poi dopo quelli, Devo far scendere uno, devo far scendere uno, un attimo. Vieni, vieni qua, BC, oh. Vabbè, no, aspetta che... Vabbè, tanto sono manettato, No, non mi avete perquisito. Anche lui. Perfetto. Ti dice legge a tutti quando le vede manettate, sì? Io dovrei far scendere. Dovrei far scendere una persona che ha molta fame. Quindi dovrebbe essere uno dei primi due. Quindi. No, è un casino. No, no, se è uno dei primi due scende subito per questo. No, sì, sì, so come funziona l'autobus. Se è uno dei primi due scende vai, subito. Vai. Vai, sali, se salire, sali. Vabbè, dai, posso. No, è pieno. È pieno. È pieno l'autobus. È pieno l'autobus? L'autobus è pieno, sì. Faccio scendere un attimo il primo per vedere un attimo. Sono 9 dentro. E infatti, decimo sono io. È 10 e 11, ragazzi, perfetto. Vai, fallo scendere. Un attimo, ho dei problemi. Ok, faccio scendere il primo. Se sei quello dietro di me, dovresti scendere subito, teoricamente. Non è lui. Sì, sei tu? Sarei io quello dietro di te, però. Niente, allora no. Niente, fatelo risalire. Non è lui, non è lui. Fatelo risalire. Un attimo che davanti a me. Niente, mi dispiace. Se non sei sceso per primo, non possiamo. Vai, falli scendere una volta. Non fa niente, Vuoi far scendere tutti? Vuoi far scendere? No, fai scendere finché non esce quello. Ragazzi, mangiano dopo quando arriviamo. Ma ci schiattano durante il viaggio, poi è un casino. Non schiattano, stai tranquilli. Niente, sì, non si muore di fame, non vi preoccupate. Non si muore di fame, si muore di sete. Ma dopo muoiono di fame, c'era la prima preoccupazione appena Puoi rimanere, puoi rimanere senza mangiare anche giorni, non si preoccupi. Ricordo che il corpo resiste anche se non mangia. Quanti ne sono? 12. Fatelo salire quello, fatelo salire, ci sta, fatelo salire. Salga. Perfetto, lascio il cinturone a tutti. A posto, allacciate. Sì, sì, ce l'hanno, ce li hanno. Bom, l'autobus è a posto, pronto per partire, signori. Ma piano, è su. Tanto abbiamo, prima dobbiamo prepararci. Per convoglio, perché non si sa mai. Qualcuno che sta in volante con me? Comunque contiamoci per quanti siamo, perché io sono uno in più, non c'ero durante la sparatoria, No, signori, io vado in 17, tanto. No, prendo la moto e vado in centrale. Aspetta. Signori, avete caricato un soggetto nella volante con la ruota bucata. Comunque ne erano più di una volante, cioè, però non ha la ruota bucata. Sì. E non so manco dove è finito. No, quello che era dentro. Beh. È lì dentro. No, raga, non è dentro. Ah, ragazzi, io ne ho 9 sull'autobus, 2 li vedo a piedi e ce ne stanno altri. Ah, affermativo, ovvio. Sì, non ci stai sul bus, non ci stai. Uno, mica se lo sono te. Non ci stai sul bus. A posto. Sono tutti giusti i numeri? Ne manca un altro, dovrei caricare in un altro lato. Io non sto ultimo con l'autobus, Sì, Fiora d'Impero. Ah, boh, intanto mi inizio a spostare. Vabbè. Aspetta, su. La croce, chiedi appunto se ha competito in modalità d'auto.
E la strada chi la decide di fare? Facciamo la strada della Puente Blanca. Ok. Partiamo? Vabbè, qualcuno mi muore, ti guida tu così sappiamo che strada vuoi fare. Carcere. Iniziamo con voglia. C'è sì. Quella volante ferma lì. Grazie, ma anche quella è bucata. E sequestriamola, ragazzi, non so. No, no, dopo, ragazzi, ora procediamo, su, dai, se le piccole si succedono dopo. Mi raccomando, non fate frenate brusche davanti. Se mi dai 10 minuti, 5-10 minuti, si sono. Ok, perfetto. Quello là, quei capelli tipo d'oro. Comunque, se mi guardate che l'aveva compreso, non perché io comunque tutto bene, io. Tu stai bene, Fiore? Tutto bene, tu? Noi non andiamo sparati più veloci davanti, così vediamo se ci sono dei blocchi. Moretti, tu, se dovessero fare qualcosa, tu devi scappare, perché tu hai tutto l'armamentario loro. Quindi se ti beccano a te, te prendono tutto. Praticamente non si potrebbe. Però te l'hanno fatto anche a te la scorsa volta, eh? Sì, ma infatti ci ho lamentato di governatore pure. Ma giochi ancora a roleplay tu, Fio? Non penso che ci sono altri di fuori di loro. Ma è proprio. Giochi ancora a roleplay su GTA? Dove giochi? Allora, io non ho non ho cambiato server ufficialmente. Ma dovevi fare l'altra strada, vabbè. Non ho cambiato ufficialmente server. Ma sto giocando un po' questo impero perché è così. C'è molta più molta utente. Ma chi sta guidando davanti non è andato? Perché ti dico che tanto ti vado davanti a vedere che c'è, poi se vai a Fonte Blanca dopo sai che casino che è. No. Oh, cosa hai detto? Quando non sei stato. Parla potabile poi, eh. Andando su Nerd City. Comunque gioco su Impero così perché c'è più utenza, quindi mi diverto un po' di più, perché dove giocavo prima ci stavano poche persone, quindi in certi orari non si poteva fare niente. E in base ai miei orari che ho io, non so quanto mi conveniva giocare ancora lì, perché Nika. Oh, ditemi. Sì, è solo Santa Slife, c'è poca gente. Andiamo, dove vuoi andare? Andiamo a fare una bella gita a Maleto. Copiato? Cosa? È tutto pulito senza blocchi, fino alla città. Ok. Copiato. Ma posso scendere? Sì, ero solo lì, ero solo Santa Slife, ma l'utenza era veramente poca e quindi ho deciso di provare un altro server per oh, si è puntato, alza le mani, si è puntato. Per salire, per provare da un'altra parte, per venire un po' qua. Ah, che ridere. Davvero? Grazie. Vabbè, dai, spara di tanto sti cazzi. Non è che hanno vera e propria perso utenza, ma hanno è diminuita molto. È diminuita molto. Sì, diciamo che a livello di anche roleplay in generale, di regolamenti, gli altri server, alcuni altri server hanno un po' di problemi, però si passa il tempo, cioè. Può darsi che sia quello che devo restare, questo mannaggia. Vabbè, tanto guarda qui i blindati, quindi sono tranquillo. Agente, una domanda. Ma è tipo quella gita dove si portate tipo... Quella non la facciamo noi. Quella dei dinosauri? Adesso esce un dinosauro e fa
Giovanni? Il frano. Oh, 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 oh. Il bus non venga sotto, wow. Pisti, fermi qui, fermati qui. Ci sono problemi. Vai, andate più avanti, ragazzi, non qui stessi. Sì, ma non troppo più avanti perché mi vengono più qua. Sì, aspetta. Attimo, prima facciamo scendere. Ah, intanto tolgo tutte le cinture a tutti, io. Ok, e scendo. Aiuto, non posso scendere. Ok. Ho capito, ma per scendo. Ok, perfetto. Ok, ho proceduto a togliere le cinture a tutti, intanto io e... Appena mi dite ci sto che le portiamo dentro. Che te li faccio tirare fuori, okay. Te li tiro fuori. Ma quando sono su RP, in che senso? Quando faccio RP in generale o quando sono su Impero? Su Impero sono da settembre. Fine agosto, settembre. Ma c'è un agente donna? C'è un'agentessa? Io non l'hai mai vista? Un gioco. 5 minuti. Lei ha parlato lui. Ma lo faccio, ne prendo uno e lo porto dentro. Se vuoi sì. Oh, vedi, c'è qualcuno di interessante, di bravo, che sta zitto dentro. Nessuno è stata. Tu sei stata a parlare, state qui dentro. Ma vabbè. E poi non capivo la battuta del fatto se ho parlato io o no. Ecco il prossimo. Non capivo la battuta del fatto se avevo parlato io o lei. Chi che l'ha detta sta cosa? Oh, sai le palle, dimmi chi l'ha detto. Quella cosa del fatto se avevo parlato io o lei. Vedi, vedi, però ora non hai più le palle di dirlo, Non hai più le palle di dirlo ora. Ma io non so chi è stato adesso. Lo so, infatti io dico non hai più le palle di dirlo a questa persona qua. Qualcuno fa... spero che hai parlato te e non lei, cose del genere. Da dove esce? Dov'è la città del garage? Di sinistra mia. Quindi non c'è per nessun problema, no? Se prendo una mano. No, vai. Okay. Però se devi spostare quell'altra. Vai, pialo. Ieri, prima di togliere le manette, controllate se hanno qualcosa. Esattamente. Mi scusi, direttore, ma non è possibile scendere lei e prenderci uno. Chi? Che sono andato avanti e dietro 4 volte, su, prossimo. Sicurezza, ragazzi, no. Sì, fate di... però vedete. Tornate fuori a quel carcere, però non andate di dentro. Io l'ho perquisito e poi gli ho slacciato le manette. Andate in caffettiera, ragazzi. Vado pure io. Vedete tutti c'è la carta, raccomando, eh? Vai, gli ultimi due. Poi stanno quei due giù in fondo, i bulli che stanno giù in fondo. Bulli? Perché bulli? E no, come sempre, dai, nei film i più cattivi, i bulli stanno sempre dietro, quelli che stanno sempre, fanno sempre casino in classe. Vai, ragazzi, siete. Sì. Ci credo tanto, ci credo. Ma ci sta, certo. Ah sì, sì, prossimo. E prossimo, giù, perfetto. Sì, sì, vado io. Non mi trascino, devo andare da sotto. Basta che cammini. Da quindi, agente, non mi dica che non ha mai fatto qualcosa. Da ragazzino. Grazie. Allora andiamo, tutte piene, quelle sotto e di sopra devo andare. Di sopra. Amorettino. Sì. Adesso vediamo tutti. Anzi, quelli messo peggio, tre ne interroghiamo. Salite, salite, salite.
Vai, portateli in cella, stica. Lo so, ma chiuso. Vai, segui, segui. Vai lì. Mi ha detto decidi tu la stanza, dovevo andare no, sotto. No, dentro che prima quello lì che non c'entrava, che non sembrava c'entrare nulla, che era stato dato lì e basta, che chiaramente non sembrava... Sì, ma almeno 3-4 li dobbiamo interrogare, quindi vediamo un attimino, quelli li messi peggio con le fedine penali ci prendiamo, così hanno più cose da dire. Siamo qui per tanto tempo. A mo se c'è sta un altro per invia processo che si fa? Ce lo lasciamo qui? Se c'è Franchi, chiamiamo Franchi e lo facciamo venire. Se non c'è Franchi resta qua, quel povero Cristo? Credo di sì. Vabbè, signori, io devo andare... Allora, da quel che so, se non ci sono giocatori, mettiamo ovviamente la cassina a 50.000 e poi... Se sì, e se ce li ha, bene, se non ce li ha, chiede ai suoi amici e se nessuno di loro paga 50k per lui, rimane qua. Qua ho in centrale, vorrei dire. Bom, io mo devo andare fuori città, io con 17, quindi buon arresto a Moretti, speriamo che sia tutto valido e non sia nessun sogno e ciao. Smetti 17. Boh, ragazzi, io ho quittato qui. Ciao Fiore. Comunque vi ringrazio tanto per essere stati con me, signori. Vi saluto. Dopo sua scorta in carcere adesso devo andare a cena, quindi è stato tanto e ci vediamo in un'altra live più avanti, più tardi.